Buonasera, sono Laura Farroni, docente di disegno dell'architettura e rilievo a Roma 3, al Dipartimento di Architettura di Roma 3, e oggi abbiamo un pomeriggio molto pieno che riguarda il patrimonio culturale costruito e illegalità, dalla mappatura dei beni fino alla gestione e all'educazione alla legalità. Questo seminario si inserisce in un progetto più ampio, di un progetto di Ateneo, Custodi consapevoli della legalità, e in questo pomeriggio avremo diversi ospiti che ho avuto l'onore di invitare, dal prefetto Bruno Corda dell'Agenzia Nazionale per la gestione e l'amministrazione dei beni confiscati, all'Associazione Libera, all'ICCD, poi dei colleghi naturalmente che si occupano di queste tematiche, all'Ordine degli Architetti, con Schiarrocchi, la Pier Dominici, la Margherita Ekberg, e il mio collega De Facco, Cerasoli, che con l'architetto De Falco al Comune di Sutri si stanno occupando del processo di valorizzazione di un bene confiscato, con l'elaborazione di alcune tesi di laurea. Quindi questa giornata è dedicata a un percorso, a un processo che va dalla mappatura dei beni fino al riuso, e cercando di valorizzare quelle che sono i punti fondamentali di un percorso così critico, perché comunque gli ostacoli sono moltissimi, e che in modo da poter arrivare sia a studenti, quindi alla formazione universitaria, sia però anche alla formazione professionale. Quindi io spero che questa giornata, credo che andrà benissimo, si chiuderà dopo una serie di relazioni con una tavola rotonda, nel quale spero possano uscire quelle che sono anche le aspettative di chi opera in questa tematica, e quindi possa operare in modo migliore nel campo.